Come pagare il riscatto con F24 e compensare i crediti d'imposta vantati nei confronti dell'erario? Dal 31 maggio 2021 gli iscritti potranno procedere al versamento dell'onere del riscatto anche mediante modelli F24 precompilati e personalizzati. In questo caso sarà consentita anche la compensazione con i crediti d'imposta vantati nei confronti dell'erario. Per utilizzare tale nuova modalità di pagamento, collegati al sito www.cassaforense.it nella sezione Accesso riservato e accedi alla tua posizione personale inserendo il codice meccanografico e il codice PIN. Fai clic sulla casella Pagamenti, seleziona la voce Onere riscatto negli istituti volontari. Se hai deciso di pagare la rata, piano rateale o unica soluzione, con scadenza 2021 tramite F24, allora puoi cliccare l'apposita sezione per generare il modello precompilato e personalizzato. A questo punto ti sarà richiesto di verificare se il codice fiscale che ti appare è corretto. In caso negativo, dovrai procedere all'inoltro della copia del tesserino del tuo codice fiscale all'indirizzo PEC istituzionale@cert.cassaforense.it. Se il codice fiscale è corretto, potrai procedere generando il modello F24. La scelta di pagare l'onere del riscatto tramite modello F24 ti disabiliterà la possibilità di generare per il corrente anno il bollettino MAV. Una volta generato il modello, ti comparirà l'icona della stampante e potrai stampare o salvare sul tuo PC il modello F24, pronto per essere utilizzato come guida. A questo punto, per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta che vanti nei confronti dell'erario, dovrai accedere, direttamente o tramite il tuo consulente di fiducia, alla piattaforma Entratel o Fisco Online, inserendo le tue credenziali, per utilizzare il servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ovvero l'F24 Web. Quindi dovrai compilare l'apposita sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, copiando tutti i dati inseriti nel modello F24 che hai in precedenza stampato o salvato sul PC. Ed infine potrai compilare l'apposita sezione Erario, ove indicherai i codici tributo e l'importo del relativo credito che intendi compensare. Il modello F24 Web va presentato sia con saldo zero che con saldo positivo. A presto!